Sì, ecco, siamo lieti che finalmente sia giunta la risposta a questa interrogazione scritta, come però abbiamo già detto prima, con un ritardo. Apprendiamo che l'assessore oggi, insomma, ci ha spiegato il funzionamento del CUP e quali sono le pratiche messe in atto per cercare in qualche modo di ridurre questa mobilità passiva. Abbiamo sentito anche alcuni dati sulle percentuali, prendiamo atto che purtroppo non ci viene dato nulla di quel che riguarda il biennio della mobilità sanitaria passiva del 2017-2018, in quanto dice l'assessore che appunto questi dati non sono ancora disponibili, però rileviamo che quindi non sono neanche parzialmente disponibili, perché noi avevamo chiesto anche quelli parziali dei dati 2017-2018. Purtroppo non siamo arrivati, diciamo, al punto poi centrale, cioè il dettaglio dei costi sostenuti dalla Regione in relazione alla mobilità sanitaria passiva per le annualità precedenti, che è poi il dato più rilevante. Ci riserviamo quindi di analizzare, approfondire la risposta che è pervenuta dagli uffici, nella speranza che il terzo quesito, perché la nostra interrogazione scritta era composta di tre quesiti, dove appunto che ci sia nella risposta un dettaglio dei costi sostenuti dall'ente, perché per adesso dall'assessore non è arrivata alcuna informazione in questa direzione. Ci auguriamo che non sia così. Chiedo peraltro a questo punto forse un intervento di nuovo sull'ordine dei lavori al Presidente e anche agli uffici, ma quando l'assessore è tenuto a rispondere a voce ad un'interrogazione scritta, non dovrebbe avere il tempo di poter leggere tutto il testo dell'interrogazione scritta, perché altrimenti è ben difficile che un'interrogazione che è più corposa, chiaramente, in quanto scritta, possa essere letta nel tempo disponibile normalmente per le interrogazioni semplici.